questi giorni abbiamo applaudito l'importante lavoro fatto da Procida, che è diventata Capitale Italiana della Cultura 2022, una bellissima opportunità per quell'isola fantastica, e crediamo che sia stato un importante lavoro anche quello fatto da Ancona, che è entrata comunque nella shortlist delle 10 città favorite per la vittoria finale. Crediamo che anche quello sia un lavoro importante che sicuramente Ancona capitalizzerà per tutta la Regione Marche e per l'attenzione da tenere sulla regione che è stata premiata l'anno scorso da Lonely Planet come seconda regione al mondo da visitare, e che sicuramente lo sarà sempre di più appena usciremo da questa emergenza. Da tempo avevamo tra i nostri obiettivi anche di partecipare alla candidatura 2024, che è la nuova finestra che si apre. Venerdì faremo una prima chiamata a partecipare, ovvero una conversazione che terremo in streaming sulle pagine di Pesaro Cultura e del Comune di Pesaro, in cui inizieremo a spiegare con alcuni interlocutori quali saranno i passi necessari per la candidatura. Non è una candidatura della giunta, del consiglio comunale, della politica, ma deve essere una candidatura vissuta e partecipata da tutti gli attori culturali, a tutti quelli che saranno protagonisti oggi e potranno esserlo nel 2024. Quindi sarà l'occasione per fare un pezzo di strada insieme, capire ognuno di noi che tipo di contributo e apporto può dare, e sarà già un primo passo importante per realizzare l'obiettivo e il sogno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. L'obiettivo naturalmente è entrare nella shortlist, nelle 10 che potranno giocarsi l'obiettivo finale, ma l'obiettivo è anche quello di mettersi continuamente in discussione, come abbiamo fatto già da anni con tutto il lavoro rispetto alla legge speciale di Rossini, il 150esimo, poi il riconoscimento UNESCO, il lancio del grande obiettivo Simo Urbino della Capitale 2033. Crediamo che queste competizioni non servono solo a vincere o a pensare di essere i primi della classe o di alcune classi, ma debbano invece al contrario servire con umiltà a mettersi sempre in discussione, soprattutto trovare nuovi strumenti, nuovi canali per essere in contatto con gli attori culturali che poi sono i veri protagonisti del fermento e della creatività della nostra città e del nostro territorio. Questo è il senso della sfida Pesaro 2024, e da venerdì, con più persone possibili, più artisti possibili, più attività possibili, vorremmo iniziare questo percorso.